Sono 5 le panchine rosse distribuite sul territorio lodigiano, una all'ospedale maggiore di Lodi, una all'ospedale di Codogno e le altre 3 nelle farmacie comunali di Lodi. L'idea nasce all'interno del servizio di promozione della salute a cui fa capo il coordinamento inerente alla prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e i minori dell'azienda sociosanitaria territoriale. Questa iniziativa assume quest'anno una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del Covid che purtroppo ha fatto aumentare i casi di violenza in ambito domestico già di per sé elevati. Proprio all'interno delle farmacie ha trovato posto il materiale informativo dedicato alle donne vittime di violenze di vario genere, una nuova opportunità per cercare di uscire da un'esistenza difficile e carica di dolore. Intanto il progetto Panchine Rosse appese ad un filo, che significato ha questa iniziativa? Allora, l'iniziativa ha il significato di innanzitutto porre attenzione alle vittime di violenza domestica che ha dei numeri molto elevati, a maggior ragione in questo contesto di emergenza, di lockdown, si sono visti proprio triplicare i femminicidi. La panchina rossa è il simbolo del posto vuoto lasciato dall'amica, dalla mamma che si sedevano a chiacchierare e che per motivi inenarrabili sono state purtroppo uccise da mano di colui che credevano, da cui credevano di essere amate. È il simbolo del sangue rosso, ma che vuole lasciare una speranza. Il filo rosso è il filo della speranza che noi come territorio, come operatori in tutte le sue articolazioni, quindi a partire proprio dalla SST, oggi abbiamo le farmacie, l'unità di psichiatria, il centro antiviolenza, il comune, i servizi sociali, tendiamo a dare il filo, diciamo, per aggrapparsi a questa speranza per uscire dalla violenza, che non è mai facile uscire dalla violenza, ma se ci credi, quando fai questo salto diventa libertà. È un'iniziativa che parte da Lodi, che però riguarda tutto il territorio lodigiano. Allora, questa iniziativa che vede la collaborazione delle farmacie comunali è iniziata, diciamo, ha preso spunto dal protocollo d'intesa che è stato firmato il 1º aprile fra il ministro delle pari opportunità e la Federazione Nazionale dei Farmacisti, che aveva appunto ravvisato questa necessità di trovare dei punti altri che non fossero il centro antiviolenza piuttosto che il pronto soccorso, piuttosto che le forze dell'ordine, dove di norma le donne vanno per farsi aiutare, perché diventava difficile in questo periodo di emergenza da Covid, anche perché durante il lockdown il maltrattante è sempre presente e quindi sappiamo benissimo come il maltrattante sia molto ossessivo e controllante nei confronti della propria vittima. Quindi uscire per dire vado in farmacia a prendere un antipiretico piuttosto che un analgesico diventa molto più facile, no? E quindi le farmacie sono risultate essere come un punto di riferimento per le donne a cui potersi aggrappare e chiedere aiuto. Ecco perché noi a giugno abbiamo appunto intercettato sul nostro territorio di Lodi le farmacie comunali. Il direttore generale Quaini, che è qui presente, ha accolto in maniera molto entusiasta la collaborazione. Li abbiamo incontrati, abbiamo fatto un incontro con i quattro direttori e da lì abbiamo poi la SST ha redatto un vademecum per i farmacisti e del materiale informativo che tra l'altro potete trovare sui banchi, sui tavoli, da distribuire all'interno delle proprie farmacie, in modo da dire guardate, noi ci siamo, se avete bisogno, le farmacie sono qui, vi accogliamo e
il ruolo di noi farmacisti è quello di dire: vi mettiamo in raccordo, vi facciamo da ponte con il centro antiviolenza, con il pronto soccorso, con le forze dell'ordine a seconda appunto della necessità.